Il 2018 è stato un anno videoludicamente memorabile, anno di consacrazione di PlayStation 4 che verrà ricordata senz'altro come console leader di questa generazione di videogiochi. È stato l'anno in cui è iniziata la rimonta di Xbox One, che ha infilato un annuncio dietro l'altro e che ha perfezionato lo splendido servizio Game Pass. Abbiamo assistito all'esplosione di Fortnite, fenomeno mediatico di portata incredibile, ed in tutto questo c'è stato ovviamente spazio anche per Nintendo, che sicuramente non è rimasta a guardare. Ed ecco un enorme piacere, signore e signori, che vi vado a presentare gli Oscar del videogioco secondo il mio personalissimo punto di vista. Io sono Dado Bax e questi sono i Dado Awards. Ricordandovi che ogni opinione espressa in questo video è strettamente personale, così come i premi stessi, ed invitandovi a non sentirvi offesi qualora il vostro gioco preferito non dovesse ricevere nessun premio, io vi auguro buona visione in questo viaggio nel mondo del videogioco di questo 2018. Iniziamo come di consuetudine con il premio per il migliore sparatutto in prima persona. Call of Duty Black Ops 4 e Far Cry 5 hanno rappresentato sicuramente degli outsider di tutto rispetto, ma il mio personalissimo Dado d'oro va invece a Battlefield 5, titolo caratterizzato da un ritmo pazzesco oltre che da un'atmosfera fantastica. Passiamo al premio per il miglior action GDR. Merita una menzione d'onore Vampire, ma il mio premio va ad Assassin's Creed Odyssey. Stupefacente titolo di Ubisoft Quebec che risveglia completamente un brand oramai in calo e che lo proietta verso un futuro roseo. Passiamo al Dado Award per il miglior gioco di ruolo di stampo occidentale. Vince il monumentale Pillars of Eternity 2, non senza nessuna difficoltà, dato che quest'anno è stato rilasciato anche Thronebreaker The Witcher Tales di CD Projekt Red, al quale va comunque una menzione d'onore. Passiamo al miglior JRPG, quindi gioco di ruolo di stampo orientale. Vince Xenoblade Chronicles 2. Sì, lo so, tecnicamente è del 2017, ma essendo stato rilasciato a dicembre dell'anno scorso, rientra in questi Dado Award. Dato che, come sempre, vi ricordo che i titoli rilasciati a dicembre rientrano nell'edizione dell'anno successiva, e Xenoblade Chronicles 2 non ha fatto eccezione. Miglior gioco sportivo, vince a mani basse Forza Horizon 4. L'esclusiva Microsoft è semplicemente di un altro livello rispetto ad una qualsiasi altra produzione rilasciata quest'anno. Miglior action di stampo occidentale, vince God of War, senza se e senza ma, un premio sul quale non ho avuto nessun dubbio. Il capolavoro di Santa Monica reinventa il concetto stesso di action in terza persona, con scontri all'arma bianca, grazie ad uno dei migliori combat system che ho avuto il privilegio di giocare. Il premio per il miglior action di stampo orientale lo vince invece Monster Hunter World. Dado d'oro meritatissimo per un titolo che mi ha convinto ad entrare nel mondo di Monster Hunter pur senza aver mai provato nessun altro gioco di questo brand. Titolo perfetto per iniziare, veramente consigliatissimo a chiunque. Il premio per il migliore strategico di questo 2018 va ad Into the Breach. Dietro questa pixel art così semplice si nasconde in realtà un profondissimo strategico che si rivolge sia ai novellini sia agli esperti, riuscendo nel difficile compito di proporre un'esperienza di gioco completa, profonda e al contempo immediata. Eccellente! Migliore interactive drama, vince Detroit Become Human. Il titolo Quantic Dream in esclusiva PS4 stupisce per la sua qualità narrativa, che alza ulteriormente l'asticella per il suo genere di riferimento, pur senza proporre ancora una vera e propria evoluzione. La strada, però, indubbiamente, è quella giusta. Miglior platform, vince Celeste! Come reinventare il cosiddetto Rage Quit Platform unendo un level design pazzesco ad un'atmosfera coinvolgente. Il capolavoro indie di Matt Max Games vi catturerà fin dalle sue prime battute e vi terrà incollati allo schermo fino al raggiungimento della vetta della montagna. Ve lo garantisco, un titolo veramente fantastico.
Il dado d'oro per il migliore stealth va a Hitman 2. Agente 47 torna nelle nostre case con la seconda stagione di Hitman e questa volta lo fa con un titolo che presenta tutti gli episodi disponibili fin dal lancio. Come ho detto in un precedente video, se uccidere fosse un'arte, Agente 47 sarebbe un artista. Ed Hitman 2 è un titolo veramente splendido. Passiamo al miglior gioco open world. Assassin's Creed Odyssey ha proposto un'antica Grecia di tutto rispetto, così come Spider-Man ci ha fatto scorrazzare per una Manhattan splendida. Tuttavia, il premio va ovviamente a Red Dead Redemption 2. Il capolavoro di Rockstar Games va a proporre il trionfo della formula classica e ridefinisce gli standard per la costruzione dei cosiddetti mondi involucro e che contribuisce, insieme al titolo Nintendo, a portare ulteriormente avanti la concezione dell'open world. Miglior gestionale vince Frostpunk. Gli 11-bit studios ci catapultano in un futuro apocalittico in cui l'umanità deve sopravvivere ad una nuova glaciazione. Il giocatore avrà il compito di costruire e gestire l'ultima città sulla Terra. Un preziosissimo city builder costellato di scelte morali e con una trama principale con diversi colpi di scena. Imperdibile. Passiamo poi al premio per il miglior remake. Pokémon Let's Go ha sicuramente catturato l'attenzione di parecchi giocatori, così come Spyro, lavori sicuramente molto ben fatti. Tuttavia, il dado d'oro va a Shadow of the Colossus. All'infuori del gioco in sé, del gioco originale, che personalmente reputo un capolavoro inarrivabile, è proprio la qualità del remake ad essere eccellente. È proprio il caso di dirlo, una modernizzazione di pregevolissima fattura. Bene signori, siamo ritornati in studio. Prima di buttarci nella seconda tranche di Dado World, mi preme ricordarvi come funziona la formula del gioco dell'anno. Nella settimana che viene andrò a pubblicare due top 10 conclusive, una dedicata alle sorprese, quindi contenente giochi indie a basso budget, e una seconda top 10 invece più prestigiosa, contenente videogiochi AAA, quindi grandi produzioni, nella quale top 10 appunto il videogioco che ricopererà la prima posizione sarà il Dado Bugs Game of the Year 2018. Bene, detto questo direi che siamo pronti a buttarci nella seconda parte di questo video, dedicata ai premi tecnici. Iniziamo dal premio per il miglior comparto tecnico. Su PS4, God of War fa gridare al miracolo, così come Detroit Become Human, mentre su One X e Personal Computer è Battlefield 5 a stupire tantissimo. Tuttavia, il premio per il miglior comparto tecnico va a Red Dead Redemption 2, che potremmo tranquillamente definire come un gioco di ottava generazione e mezzo, che alza ulteriormente l'asticella ed inizia a far sentire odore di next gen. Passiamo al premio per la migliore estetica. Vince Sea of Thieves. Mai nei videogiochi si era visto un mare così vivo, così verosimile, pur nella sua rappresentazione cartonesca. Le avventure piratesche assumono un valore completamente diverso grazie alla componente onirica, per una conduzione artistica, estetica, che personalmente ho adorato. Passiamo al premio per la migliore atmosfera. Frostpunk fa percepire quasi il freddo addosso durante le sue partite, così come Battlefield 5 ci catapulta, nel vero senso della parola, nella Seconda Guerra Mondiale, ma il mio personalissimo premio va a Red Dead Redemption 2. Praticamente il giocatore è lì, è con Arthur Morgan nel Far West, immersione a livelli altissimi, e cavalcare con la lanterna alzata durante una bufera di neve semplicemente non ha prezzo. Passiamo al premio per il miglior level design. Vince Hitman 2. La costruzione dei livelli è qualcosa di incredibile. Non solo il titolo presenta più e più strade percorribili per raggiungere un obiettivo, ma addirittura tali livelli sono dinamici, cioè cambiano in base a determinate nostre azioni. Tutto questo porta ad una rigiocabilità pazzesca del nuovo titolo di IO Interactive, che si va a prendere un secondo premio nell'edizione di quest'anno dei Dado Awards. È il
turno del premio per il miglior game design. Vince Dead Cells. E infatti la struttura del gioco in sé e per sé a far rimanere a bocca aperta in Dead Cells, a partire da ogni singola scelta di gameplay fino ad arrivare alla generazione procedurale dei livelli, che funziona alla perfezione, Dead Cells è una perla di inestimabile valore, un titolo consigliato vivamente. Premio per il personaggio maschile protagonista dell'anno. Menzione d'onore ad Alexios di Assassin's Creed Odyssey, ma la sfida per il premio è tra Arthur Morgan e Kratos. Tuttavia, il dado d'oro in questo caso non lo assegno, perché altrimenti vi spoilererei il vincitore del Game of the Year. Per quanto riguarda invece il personaggio maschile non protagonista dell'anno, il premio va ad Atreus di God of War, senza ovviamente nulla togliere ai personaggi che accompagnano l'avventura in Red Dead Redemption 2, splendidi, ma Atreus è semplicemente una delle migliori spalle che si sia mai vista in un videogioco, al pari di Ellie, Elizabeth, Alex e pochi altri. Insomma, indipendentemente dalla qualità del gioco, per Atreus è stato svolto un lavoro incredibile che merita assolutamente il dado d'oro. Personaggio femminile protagonista dell'anno, signori, Cassandra la ho adorata, così come mi è piaciuta molto l'evoluzione di Lara Croft. Però, signori miei, il premio non poteva non andare a Madeleine di Celeste, un gioco che ha lasciato su di me un segno indelebile, e la caratterizzazione della protagonista ovviamente ha giocato un ruolo senz'altro cruciale. Personaggio femminile non protagonista dell'anno, la strega dei boschi di God of War. Ci ho pensato parecchio se assegnare questo premio a Sadie Adler di Red Dead Redemption 2, che mi sta simpaticissima, ma alla fine ho preferito premiare lo spessore della strega dei boschi di God of War. La sua natura di madre, oltre che di donna, viene fuori in tutta la sua potenza durante l'avventura, per uno dei migliori personaggi secondari realizzati negli ultimi anni. Ed infine c'è spazio per il migliore canale YouTube emergente di videogiochi. Il mio personalissimo Dado Award va a Falconero. Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua semplicemente per dire grazie. Grazie a Dadobax per aver deciso di premiare il mio lavoro con un premio sì simbolico, ma non per questo poco importante per me, perché comunque su YouTube è pieno di canali di videogiochi, ce ne sono forse anche troppi, e il fatto che abbia scelto il mio per questo riconoscimento mi fa sentire particolarmente orgoglioso, perché arriva da una delle poche persone che io stesso stimo e di cui rispetto il lavoro qua su YouTube, per cui un grazie enorme a lui per aver creduto in quello che faccio e un grazie a voi per avermi ascoltato in uno spazio non mio, per cui alla prossima, ciao ragazzi. E questo, signori, è tutto. Io come sempre vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a lasciare un commento qui sotto nel quale mi dite un po' che cosa ne pensate dei vari premi che ho segnato in questo video, quali sono i vostri personalissimi premi, e ovviamente vi do appuntamento ai prossimi video, quindi top 10 giochi indie e top 10 giochi AAA, nella quale appunto prima posizione vedrete il Dadobax Game of the Year. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao ragazzi!